una prima precisazione. La flat tax non ha un contenuto progressivo, ovviamente, ma ce l'ha sostanzialmente. Ve lo faccio molto semplice. La flat tax vuol dire che tutti quelli che sono seduti qua, indipendentemente da quello che guadagnano, hanno una tassa, poi ovviamente su questo si deve discutere, 20, 25, 30, cioè su questo c'è il casino. Ma comunque decidiamo così per comodità nostra che tutti quelli che saranno in questa sala, in questa bel panorama, avranno il 20% di tassa fissa per tutti. Cosa succede? Che però la flat tax, anche il più estremista, dice che fino a 10, 15 mila euro, 10 mila dollari, anche questa bisogna stabilirla, non la paga. Quindi la parte iniziale della popolazione, quella più debole, non paga neanche il 20%. La flat tax ha un contenuto di progressività nel fatto che la parte più debole della popolazione, cioè che ha minor reddito della popolazione, io sto parlando di teoria, la pratica è quello che rende difficile tutte queste cose che sto dicendo, però spero che voi cogliate lo spirito intellettuale con cui la stiamo mettendo. Non siamo due politici, Massimo e io, siamo prova contraria, ma teorici. Quindi dal punto di vista teorico la progressività, cioè la tutela che a me interessa di chi non è in grado di pagare le imposte, esiste con la flat tax. Primo aspetto. Secondo aspetto, la vera grande oppressione di questo paese, ma non solo di questo paese, ve lo dico io perché l'ho fatto oggi, l'ho fatto personalmente io, è la complicazione fiscale. Io oggi ho dovuto fare la mia dichiarazione dei redditi in quanto partita IVA e oggi io sono impazzito col mio cassetto fiscale, sono impazzito perché ovviamente ho l'addizionale da calcolare, e tutto questo è molto più pesante per coloro che sono meno informati e meno ricchi, perché il più ricco c'è il professionista, il meno ricco deve avere il professionista che comunque ha un costo. Lo stesso CAF per un lavoratore dipendente ha un costo, non è è a costo zero. Vado avanti e vado sull'ultimo tema, fammi dire della progressività. Io sono contro il concetto che ha appena detto Massimo e qui per un motivo teorico. Per me, per la mia impostazione, per quello che ho letto di Einaudi che c'è in questo libro, il tema è questo. Le tasse servono a pagare i servizi che lo Stato ci fornisce e a pagare i servizi che le persone più deboli non possono sopportare da sole nello Stato. Sanità, istruzione, sicurezza e giustizia devono essere pagate da tutti. Per la sanità e per l'istruzione i più deboli devono essere assolutamente pagati da parte della comunità più ricca, perché è fuori di dubbio. Ma questo è l'utilizzo delle tasse, cioè io devo pagare i servizi pubblici con le tasse. Sono contrario, ma proprio mi viene il sangue al cervello, l'idea che uno che guadagna 5 miliardi di euro all'anno debba pagare per redistribuire il suo reddito. L'effetto della ridistribuzione ci deve essere, perché deve pagare in funzione dei suoi soldi, deve pagare le tasse, ma non per penalizzare il fatto che guadagna più degli altri, ma perché deve contribuire più degli altri a pagare i servizi pubblici e deve contribuire più degli altri a pagare il sostegno per i più poveri. Capite cosa voglio dire? Io sono contro la ridistribuzione del reddito fatta per penalizzare, io sono per la ridistribuzione del reddito fatta per pagare i servizi. Quindi è un concetto, ma vorrei dire, filosofico completamente diverso. Cioè il liberale Einaudi, ma prima di Laffer, Einaudi, io sono fissato, diceva questo: ragazzi, le tasse sono per i servizi. Aggiungo, io sono una persona privilegiata, vado in un ospedale e ho una cultura privilegiata, ho una sensibilità privilegiata, vado nell'ospedale per farmi una risonanza magnetica alla settimana perché ho deciso che voglio vivere fino a 100 anni e voglio essere sicuro al 100%, conosco il medico, mi fa la prescrizione. È corretto in un concetto mio liberale che uno come me, che utilizza molto un servizio e il reddito per pagarlo, scarichi questo suo abuso su tutta la collettività? No! Io lo devo pagare il mio servizio, io lo devo pagare, ma lo dico in maniera molto, voglio dire, coerente con quello che sto dicendo. Chi non ha soldi non lo paga, chi ha soldi paga il servizio. Questo si fa con le tasse, non redistribuire il reddito. Quello non è, posso dirti, e concludo, la redistribuzione del reddito lasciamola, grazie al cielo, ai figli scemi dei ricchi che nella seconda o terza generazione riescono a fare quello che nessuno Stato può fare meglio, cioè redistribuiscono il reddito pensando di essere come i genitori, se lo giocano, se lo perdono, se lo investono male, quando sono delle pippe ovviamente. Allora,